Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono FaviJ e oggi siamo tornati su Five Nights at Freddy's 4. Ho anche sputato, non so se si è visto, spero di no. Praticamente ragazzi, ad Halloween io ho fatto un gioco de merda, mentre il creatore di Five Nights at Freddy's ha fatto una versione di Five Nights at Freddy's che non sapevo esistesse. Approfitto del momento per registrarla perché magari poi la toglieranno. E niente, let's go. Non mi ricordo assolutamente come, perché è da un secolo che non gioco a Five Nights. Che è successo? Avete visto anche voi? Ci stava crashando il computer. Che cazzo è successo? Non mi ricordo, ma manco per il pene, come era strutturato. Ah sì, mi sto ricordando. Comunque ragazzi, cosa c'è di Halloween in so nuovo Five Nights e Freddy's? Ciao, sono FaviJ. Qual è il senso ragazzi? Spiegatemi. Ah, allora boh, a posto. Cioè è molto Halloween. Vabbè, a parte se stronzate, cosa devo fare? Qualcuno ha per caso visto sua madre battere in autostrada? No, perché io l'ho vista ieri. È cascato tutto il microfono. È cascata pure Lisa Fusco da qualche parte. Quindi ragazzi è diventato un Five Nights at Zucca. C'è proprio un nuovo tipo di videogame, fantastico. Io non ho... mi ricordo che avevo smesso di giocarci a Five Nights, perché non riuscivo a vincere mai. È impossibile. Cioè io non vorrei dire... Quella roba c'era anche prima? Non lo so. Vabbè, non importa. Fotte sega, ragazzi. Devo vincere. Posso farcela vincere una notte sola. Una. Meraviglioso. Cosa è successo? Salve! Ho capito che sei vegano e che devi mangiare. Però troppe zucche. C'è Gesù Cristo. Hai un po' di Nutella. Ma. Senti, dobbiamo continuare così finché non esplodi. O finché non ti usano come contenitore per lampade o cosa. No, perché le zucche si usano come contenitore. Non frega un cazzo a nessuno di come usano le zucche, ok? No, no, lo stavo dicendo per curiosità vostra. Potevi semplicemente dirmi non me ne frega un cazzo e io avrei capito. Ma vabbè, ognuno c'ha i modi sui. Ognuno c'ha i modi sui. FaviJ 2015. Beh dai, però sono arrivato alla terza ora, quasi. Minchia, quanto mi mancava Five Nights at Freddy's, ragazzi. Non ne avete idea, proprio ste notti lo passate a pensare. Chissà quando cazzo lo rifaccio. È vero, zio? Suca, suca. Impariamo la parola suca, composta da quattro lettere. E infilatela pure nel... Cosa devi fare? Cosa vuoi della mia vita? Spiegami. Allora, io continuo a fissare perché ho paura che se mi giro qualcuno mi stupri. Effettivamente. Cioè io alla fine dico le cose e poi succedono. E allora che cazzo gioco... Ah, c'avevo dietro, mica. Non trovavo più le cuffie, è impossibile. Il bello ragazzi è che mi ricordo che da piccolo io ad Halloween, cioè andavo a fare dolcetto e scherzetto, quindi Halloween era bellissimo. Porca vacca, come cambiano i tempi, mica. Oggi è proprio una merda. Cosa devo fare? Allora, uno mi arriva di qua. Quelli mi stuprano vicino al letto. Cosa volete la mia vita? Basta, mi sono rotto i coglioni. Tra l'altro la cosa più horror di questo horror è il ventilatore, ragazzi. Chi è che compra un ventilatore viola? Non ho mai visto una roba più brutta in vita mia. Vabbè, adesso l'ho vista, proprio adesso mi è capitato proprio di vedere una cosa più brutta di quella. Se non illumino mi ingroppano lo stesso, e allora come, che ne so io. Porca Eva, io sto, posso stare con la porta chiusa? Se n'è andato? Ma vaffanculo, esiste un gioco normale in questo cazzo di universo? Yay! Devo, no, veloce! Veloce, lurida mignotta, baldracca. Brava. Cos'è? Oh mio Dio, che belli alberi. No, come ti permetti, ti stupro la madre, perfetto. Ho vinto. Secchiate. Bravo, Vale. Fallo vedere a quel minchione di Marquez. Che cosa fai lì? Bello, la mia vita è la cosa che mi prende di più. È partito quel minchia. Dove va? Dove vai? Lurida rana che ti cucino. Manco fossi un cinese. Grande. Ce l'ho fatta? Pro gaming, ragazzi. Pro gaming. Questo è abbastanza hardcore, eh. Porca vacca. Dai. Come fa? No, vabbè, è impossibile. Questa era non potevo vincerla questa. Cioè, devo avere una macchina al posto delle mani per vincere. È impossibile. Oh. Ce la posso fare? No, tranquilli, ce la faccio. Inserisci il tuo punteggio per una chance di vincere 500... Per vincere 500 stelline di gadget di Hello Kitty. Sì. Mandatemeli bastardi, voglio i miei slip di Hello Kitty. Raga, io non so come mai mi sono andato a prendere i videogiochi come Black Ops
Battlefield, Uncharted, quando c'è questo. Firmiamo tutti quanti una petizione, ragazzi. Hello Kitty per PlayStation 4, lo voglio subito. Non vale, c'era il piccione blu che mi ha distratto. Non sono fatto per l'hardcore gaming. Solo i veri pro players possono. Perfetto. Perfetto. Perfetto, che record. Che cazzo ci fa il coso di Angry Bird? Ma come? Ma perché c'era il... Ma cosa? Ok. Ok. Perfetto. 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 Oddio, mi sono salvato. 1300. 1500. Oh, oh, record del mondo. A caso. Ma boh, raga, basta, basta. Pro gaming, dove, come ci si iscrive al pro gaming? Che vinco io. D'accordo, ragazzi, concludo qui con Hello Kitty, perché abbiamo capito tutti che qua non c'è trippa per gatti. Che battuta di pessimo gusto, vero? Sì, vabbè. Vabbè, ragazzi, torniamo sul gioco in sé per sé, perché ancora non ho capito il problema della vita. Come faccio a sapere adesso quando arriva? Chiudo, tengo chiuso. Tengo chiuso, io sto così. Stiamo così per quanto? 10 secondi, almeno 10 secondi, così. Fermi. Sbatte pure le palpebre. Bravo, sbatti le palpebre. Bene. Adesso torna indietro. Perfetto. Ti giri. La minchia. Siamo arrivati a due ore. Qualcosa in più ho fatto. Non so come, non so perché, ma qualcosa in più ho fatto. Ma poi ditemi, se qualcuno di voi ce l'ha Five Nights at Freddy, se ci gioca, che cazzo sbaglio? Cos'è che no? Aiuto. Ok. Adesso mi giro, ci sono i pupazzetti sul letto che mi spiano come coglioni. Perfetto. Allora io lo so anche, com'è sto gioco. C'è anche bisogno di... Ok, adesso i problemi della mia vita sono risolti, perché la porta si è chiusa. Quindi direi che non c'è più nessuno, perché si sono spaventati. No, non ti gira. Ok, stavo per morire, ve lo dico, ragazzi. Io chiudo porte a caso. Ok. Cosa fa? Ma se rimango attaccato alla maniglia tutta la notte, mi ingroppano. Io rimango attaccato alla maniglia. Alla vaniglia, stavo dicendo. Vabbè. Sì, sbatti anche tua madre se voglio. Tanto non mi stacco, mi attacco proprio al cazzo. Perché non è possibile, ragazzi. Non so cosa devo fare, più di così. Che cazzo fa? Ma sei scemo. Quindi, ragazzi, ho capito che se lampeggia la mia torcia ci sono dei problemi. Comunque, ragazzi, io ho saputo dal creatore di Five Nights at Freddy's, me l'ha detto proprio lui, che le 5 notti sono impossibili da vincere. Ma chi riesce a vincere, vince anche il ventilatore viola. Cioè, proprio lui lo dà in omaggio a chi riesce a fare 5 notti senza morire. Cosa? Ma invece di stare qua a contemplare l'armadio, non posso ficcarmici dentro l'armadio? Io proprio niente, lasciamo perdere. Lasciamolo solo lì aperto, non si sa mai che qualcuno entri. Qualcosa ha lampeggiato, ma non ho visto cosa, non ho capito niente. Vabbè, due di notte. Vabbè. Sì, vai Kitty, vai, forza. Tesoro. Brava cazzo. La mia guerriera che arriva. No, api di merda. No, devo arrivare. Allora, devo prendere questa roba che non si capisce che cos'è perché è troppo piccola. Però è figo. Devo arrivare a casa, lui da e togliti dalle palle. Grazie. Molto gentile. No, è figo. Vai, perfetto, livello 3. La tua madre è ape regina. L'unica ape regina del mondo che batte negli alveari. Mortacci, sì. No, ma vaffanculo. Su. Grande, notte, siamo arrivati alla notte 4, ragazzi. Scommetto che quello che avete nel culo non è il pungiglione, ma è un pene. Perfetto. Ma che è impossibile. Ma come? No, ce l'ho fatta. Sì. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Un mi piace per Five Nights at Freddy's, che è un gioco più semplice di Hello Kitty, che quanto ho visto non è così semplice. C'è anche il sito? No, fermi, c'è il sito, ho scoperto adesso. Oddio. Oh mio Dio, lo voglio. Troie, eccolo. Mi metto anche mi piace da solo, così me la inviano. Oh mio Dio. Oh. Sono bagnatissimo. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Un mi piace per Five Nights at Freddy's e per Hello Kitty, che ha vinto tutto. Come sapete, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Anche la pagina di Facebook e con i video trovate nella descrizione. Cioè, io dopo mi faccio un giro a caso su internet a cercare tutti gli oggetti di Hello Kitty. E il più bello lo compro. Lo voglio in casa, da qualche parte. Se siete iscritti, ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi. Oggi sono stato più virile del solito, comunque.